Molte persone mi hanno scritto e mi scrivono per sapere come devono difendersi dall'attività del demonio, in particolare dall'attività straordinaria. Dopo aver visto anche il video relativo alle fatture, ci sono persone che hanno trovato questi segni e quindi vogliono sapere cosa possono fare per potersi difendere. E allora ho deciso di fare un video in maniera che tutti possano andare a vedere che cosa possono fare e devono fare se desiderano neutralizzare ogni opera del diavolo. Allora, innanzitutto bisogna partire da un presupposto fondamentale, che il diavolo è potente mentre Dio è onnipotente. Quindi Dio è il re dei re, Dio è l'onnipotente, il demonio è una creatura per quanto potente. Allora, il primo rimedio è la Santa Messa, per quanto possibile andare tutti i giorni, o direttamente o anche assistere online se non è possibile partecipare direttamente per incompatibilità di orario. E qui c'è un video a cui rimando per l'importanza appunto della Santa Messa. Nella descrizione del video ci sono anche le preghiere suggerite durante la messa. Questa è la preghiera principe, la messa si è valorizzata come preghiera. Poi il rimedio per eccellenza curativo e preventivo, quindi vaccino, antibiotico e vaccino contro l'attività diabolica è il Santo Rosario. Il demonio ha detto, confermato nel mio libro riportato, che non può nulla nei confronti di chi prega il Rosario intero ogni giorno. Il Rosario intero è più potente del bastone di Mosè. E contro una famiglia che prega il Rosario intero ogni giorno, io non posso nulla. Contro chi prega uno o due corone, io posso qualcosa. Contro invece chi prega il rosario intero, non posso nulla. Questo bisogna metterselo in testa. Il rimedio per eccellenza è il rosario, cominciando con gradualità. Questo è il rimedio. Per eccellenza è più potente del bastone di Mosè, come il demonio purtroppo per lui è stato costretto ad affermare. Poi non mi si venga poi a dire che non è possibile, uno non riesce a pregare, non riesce a pregare il rosario, no. Tutti possono e hanno la libertà di pregare il rosario. Tutti. Con fatica ovviamente le persone che sono vessate dal demonio, addirittura quelle possedute, fanno più fatica, quello sì, perché cerca di disturbare questa preghiera per quanto gli è possibile, ma non può impedirla. Chi legge il libro Le lettere del dragone, quella autobiografia di Clotilde Persone, c'è in italiano, c'è in francese, se non trovate il libro potete scaricarlo gratuitamente dal sito indicato, leggete questa vicenda vera, autobiografica e confermata in un esorcismo l'esistenza appunto di questa di Clotilde Persone e delle sue memorie, che sono tuttora presso un convento in Svizzera, e scoprite che lei, pur essendo stata collegata proprio intimamente col demonio, con Lucifero, è riuscita a liberarsi con la preghiera del rosario. Poi è importantissimo indossare la medaglia miracolosa, che è lo scudo contro ogni attività diabolica. Indossarla assieme a un anche piccolo crocifisso Benedetti. Lì leggete, c'è il sito ufficiale, chiamiamolo Santuario della Cappella Miracolosa a Parigi, dove viene spiegata l'importanza di questa medaglia che è a forma di scudo, l'unica che è stata poi costruita su indicazione diretta dalla Madonna. Rimando interessati alla lettura. Indossare questo. È fondamentale poi pregare il Salmo 58 che noi sempre durante gli esorcismi utilizzavamo dando un grande fastidio al demonio. Ho visto faccia degli indemoniati gonfiarsi durante il Salmo 58, in particolare quando c'è spezzo di Dio denti nella bocca, rompi o Signore macelli leoni. E questo è anche contro la congiura degli empi, contro quanti vogliono il nostro male. Quindi, oltre al rosario, pregare tutti i giorni il Salmo 58. Fondamentale, ovviamente, è anche l'adorazione eucaristica. Adesso, grazie a Dio, c'è la possibilità anche di adorarlo online, in diretta, perpetuo, e nella descrizione del video ci sono i link per poterlo adorare, mi basta anche 10 minuti al giorno, chi può di più, meglio ancora, e in quel momento con Gesù presente chiedere a lui la grazia, la forza per intercessione della Madonna, e
che è sempre presente durante l'adorazione, di essere difesi da ogni attacco diabolico. Poi la confessione, ovviamente a persone che non si confessano da tempo o che hanno commesso dei peccati gravi, devono confessarli. La confessione è uguale ad un esorcismo, ha detto il demonio, mentre il rosario intero è più potente di un esorcismo, la confessione è uguale all'esorcismo perché toglie quella letame spirituale sul quale il demonio cresce e prospera, perché lui cresce sul peccato, come certe delle piante crescono sul letame, il demonio cresce sul letame spirituale, quindi è importante confessarsi. Poi volutamente abbiamo istituito questo gruppo di preghiera online che praticamente ogni sabato sera alle ore 21, comodamente da casa propria, è possibile collegarsi, partecipare in diretta e durante la chat dal vivo inserire le proprie intenzioni personali senza andare troppo nel dettaglio, non c'è bisogno. E centinaia di persone che si collegano pregano per se stesse, i propri familiari e per tutti i partecipanti al gruppo. Questo chiaramente viene fatto durante il gruppo di preghiera del sabato sera e le persone che partecipano sanno e sono invitate a pregare anche le loro preghiere personali, aggiungendo le intenzioni per tutti i partecipanti al gruppo. Quindi una persona non è più sola a pregare, non è più da sola a difendersi, da sola o assieme ai familiari, ma centinaia di persone pregano con preghiere molto potenti, con il rosario, preghiere molto potenti di guarigione e liberazione, come potete vedere dalle testimonianze in premessa ai nostri incontri di preghiera, pregare assieme per le intenzioni di tutti i partecipanti. Ovviamente se una persona poi è particolarmente è posseduta, eccetera, può avvalersi, è chiaro, di un esorcista autorizzato dalla curia, telefona alla curia diciamo, di competenza della sua città o città limitrofe, si fa indicare il nominativo degli esorcisti autorizzati e contatta anche l'esorcista per un aiuto. Utilizzare l'acqua benedetta in casa spruzzando la croce, recitando Padre nostro, un Gloria, un Ave Maria, soprattutto quando ci sono determinati movimenti nella casa strani, e poi l'utilizzo dell'olio benedetto la sera dopo le preghiere, intingendo il dito dell'olio benedetto e segnandosi sulla fronte o segnando i familiari, dicendo che il Signore ti, se lo facciamo agli altri, o mi, se lo faccio a me stesso, guarisca da ogni male dell'anima e del corpo e mi liberi o ti liberi da ogni infestazione, da ogni presenza diabolica sotto qualunque forma. Questa è la terapia, non solo in occasione di fatture, infestazioni varie con gravità differenziata, anche le più gravi, anche le gravissime, perché ripeto, il rosario intero più potente del bastone di Mosè, ma anche come continuato nella vita, perché il demonio finché viviamo cerca di attaccarci e soprattutto nei momenti finali della nostra vita sferra l'attacco finale. Quindi dobbiamo sempre essere coperti con questo vaccino, con questa terapia e vaccino per essere difesi. Questa è la regola. Quindi invito ovviamente quanti hanno problemi a poi collegarsi, oltre che adottare questa terapia e a consigliarla a quanti sanno che sono interessati da questi problemi, a collegarsi gratuitamente, comodamente da casa propria, ci sia fuori la pioggia, ci sia fuori la neve, ci sia fuori il vento, da casa propria, ai nostri incontri di preghiera live oppure in replay se non posso partecipare a quelli live di ogni sabato sera alle ore 21.